Bentornati sul mio canale e benvenuti di nuovo in Ghost of Tsushima. Andiamo avanti con l'aiuto che stiamo dando alla città di Yarikawa, che è sotto assedio dei mongoli. Dobbiamo andare a parlare ora con Taka. Vediamo. Lord Sakai, siete tornato. Eh sì, eccoci qua. Davvero, grazie ai tuoi sforzi, Yarikawa può sperare di farcela. Devi essere orgoglioso. Lo sono, signore. Ma i mongoli sono sempre più agitati là fuori. Ora sanno che Yarikawa non si arrenderà e cercheranno vendetta. Attaccheranno stanotte? Ne dubito. Ci terranno svegli per poi attaccare domani, quando saremo esausti. Cerca di riposare. Lo spettro di Yarikawa. Immagino sarà uno Quasi scontro dimenticavo. Lui è interessante. al torrione. Vuole che la raggiungiate. Grazie. Ok. Niente di utile per me qui. Non è vero. Lo spadaio, in teoria posso migliorare il tanto. Vediamo se qui c'è. Testimonianze. Ecco cosa mi stavo perdendo. Andiamo a vedere. Quelle che troviamo insieme, leggiamo per mio fratello. Fratello mio, affiderò questa lettera a un amico in viaggio verso la fortezza di Yarikawa. Nostra sorella e la sua famiglia godono di buona salute. Hanno paura e sono affamati. Ma qui a Kin la situazione è tranquilla. Prepara i bagagli e raggiungici. Non rimane prigioniero di quelle, non rimanere prigioniero di quelle mura. Qui al nord sarai più al sicuro. In attesa che i samurai dello Shogun vengano dal Giappone per annientare gli invasori. Quindi Kin, a quanto pare, è una città più a nord della mappa, che scopriremo probabilmente col prosieguo del gioco. Tutto quel Intanto che vediamo, serve è ah, questo se spadone. è il tanto, ma se tanto mi dà tanto, il tanto lo Addio. miglioro la prossima volta. La vostra provincia. Anche perché in questo momento non ho interesse a migliorare l'uccisione stealth, perché credo sarà una dura battaglia quella che ci attende qui per Yarikawa. Di conseguenza no. I doni, però non ce ne sono, giusto? Se è così dovrebbe essere oro nel caso. Infatti, c'è altro qua attorno? No, sì, provviste. Ottima l'idea di fare il giro. Bene. Ora non ci resta che andare da Yuna. Questo si allena seduto, cosa fa? Ah, no, stai affilando la tua katana, bravo, bravo. Lord Sakai. Ujimasa. I preparativi per difendere la città procedono. Goku dice che è merito dello spettro e vi ringrazio. Ma ciò non cambia la mia opinione su vostro zio. Non importa. Senza più samurai ci serve il vostro aiuto. Ci serve carne da macello per i mongoli. No, ci servono più che mai le qualità che distinguono Yarikawa. Abilità e coraggio. Ci penserò su. E qui dimostra anche Jin di essere un buon oratore, perché alla fine va bene. Dove sei, Yuna? Ok, noi controlliamo sempre un po' queste case perché potremmo trovare anche oggetti utili oppure no. Sembra più no che sì, ma andiamo su. Ah, cacchio, non me lo fa. Porca miseria. Vabbè, dopo recupererò. C'era qualcosa, Anche forse addirittura questo? una testimonianza. Hanno ucciso il samurai. Quante possibilità hanno dei contadini? Bevi, bevi. Dobbiamo tentare. Penso tu ne abbia più bisogno di me.
Quanto cacchio hanno bevuto? Ho passato il resto della giornata con un sandalo solo. È terribile. Mia madre ne andava matta. Lo beveva come fosse acqua. Si infuriava quando rimaneva senza. Urlava: dov'è il mio tè? Una donna esigente. Spezzò il braccio a Taka quando aveva 6 anni. Lo portai via. Il più lontano possibile da lei. Seppi che la trovarono un mese dopo. Riversa in una strada. Triste. Parecchio. Sei stata coraggiosa a proteggere Taka. Yuna mi piace tantissimo come personaggio, comunque. Lo dico, la adoro. A volte per ora. Possiamo solo allontanarci da quello che conosciamo. Oh, anche questa storia, insomma, sia Yuna che Taka in realtà, però più, molto di più Yuna. Yuna è tostissima. Jin inizialmente non mi faceva impazzire, devo dire la verità, come personaggio, ma Jin, ci siamo alle porte. Passare del tempo, non è che mi sono affezionato, ma ho iniziato ad apprezzarlo di più. Non sarai mica ubriaco adesso. No, ma io volevo. Ma no! Ma no! Beh, ciccia, aspetta un secondo, va. Che non me l'hai lasciato prendere prima, lo prendo adesso e poi arrivo. Oh cazzo. La leggo, facciamo che la leggo. Cazzo. La leggo in un altro momento. I mongoli! Andiamo! Sono vicini? Alle porte della città, se riescono a passare! Dai! Ora si combatte! Sì, lo spettro è qui! Taka, raduna chi non può combattere e portali al torrione! Gepensemi! Tutti al torrione! Presto! Sono alle porte! Ci attaccano! Sfonderanno la porta! Pronti a resistere! Uccideremo chiunque oltrepassi queste nostre mura! Non fateli passare! Arcieri, scoccate! Preghiari Kawa! Per lo spettro! Allontanateli! Devono passare! Allora, qui ci vuole un buon impegno. Porca miseria. Vedi. Cacchio. E muori, maledetto. Maledetti! Muori anche tu!
respingeteli! Difendete la porta! Cazzo! Che cazzo. Ma vai a quel non dovevo uscire. Non dovevo uscire. Peccato, c'ero preso da tutta questa battaglia. Ho sbagliato. E vai così. Quanti ne sono rimasti? Ok. Ora devo comunque uscire, mi sa, E anche tu sei andato? Ah, buon lavoro, dai. Per ora. Stanno arretrando. Li abbiamo appena scalfiti. Vogliono attirarci fuori. No. Cerca di tenerli lontani, poi torna al torrione. Io mi occupo delle armi da sé. Oh. Vengo con te. No. Resta con Taka. Questa sarà parecchio dura, perché sarò da solo.
d'assedio. Però... Allora, io devo andare... Quanti cazzo... Allora, adesso la situazione è un bel po' diversa. Però te sei qui e non hai stanze. Bene. Il fatto è che sono davvero in tanti. Potrei provare con queste frecce, ma dovrei comunque cercare di avvicinarmi, perché da qui poco, ma da qui no, neanche da qui in realtà forse faccio di più. Allora, qui me la devo studiare, perché però guarda, se io riuscissi già, no, non ha... oh, giù. E allora forse mi conviene provare a fare il giro. Di qua non c'è nessuno effettivamente. Fatto è, dove devo andare? Di là. Tu dove vai? Non sta a venire su? Dove devo andare? Là! Faccio il giro per dietro. Dai, non serve farli fuori tutti. Ah, cazzo! Qui però... In realtà è anche fattibile. Io dovrei però... No, questo mi vede. Come lo faccio fuori? Cazzo, lui se n'è accorto. Come diavolo ha fatto a vedermi? Qui si fa dura, anche perché abbiamo lo stronzone lassù
Perché non mi... Cazzo. E anche tu sei fatto. Davvero non mi vede? Bene così. Ciao. Non è che hai un due frecce per me? Mari, lei anche tu? Sì, ma sono pieno. Cazzo. Ok. Perché non lo colpisci? Hola. Oh ragazzi! Quanti cazzo sono? E vai a fanculo. Ok, chi è rimasto? Sei rimasto tu? Per la miseria, ma crepa. Mamma mia, prendiamo un po' di roba qua però, perché tutta la fatica. Kunai, distruggi. Fuori una. Esatto, bravo Jin. Fuori due. No, kunai pieno. Distruggi. Sfondato le mura. Ma possiamo ancora respingerli. Non sarà facile tornare alla fortezza. Ma già qua? No. Però. Ah!
E vai, questi sono i momenti che mi piacciono quando combatti così. Che crepa, ce n'era un altro? Ok. E qui un po' di danni li abbiamo fatti. Ora dobbiamo, prima di scendere, capire un cazzo. Qua si va allo sbaraglio, ciccio, non abbiamo il tempo, anche se ok. Ci sono questi due. E vai. Quindi entrambi. Oh cazzo! Qui? Quanti sono? Oh! Ah, tu vuoi fare proprio questo? Ne sei sicuro? Sono neanche accorti davvero? Pazzesco. Ma e adesso? Dovrei in qualche modo... Beh, ha funzionato. Ok. Ottima. Li ho salvati. Ma loro due. Sì, li ho salvati. Sono qui, ma... speravo potessero essermi magari anche... utili. Cioè, te l'ho ucciso davanti agli occhi. Dai, sono qua, ciccio, dai, vediamo se riesci ad avere le palle di venire. Non le hai avute. E visto che non le hai avute, muori.
Oh, ma anche di qua ce ne sono. Devo stare attento. Mi hai visto? No, non c'è niente, non hai visto assolutamente nulla. Stai tranquillo. No, ma non serve neanche quella. Colpo in testa e via se dovesse. Oh, ok. No, com'è possibile? Com'è possibile che non sia morto? Però quello che era qui, quantomeno, è scappato. Tu sei morto e adesso muori anche tu. Ok. Quindi cosa dite? È morto uno dei vostri? Ma no, starete mica scherzando. Perché loro due non sono scappati? Però questa è l'unica cosa che non mi spiego. Solo che ora voglio vedere questi cosa si inventano. A quanto pare niente. Buono così. E vai.
Accidenti. È il generale Temur. Pare sia vicino al torrione. Tu sei qui da solo, eri destinato a fare. Questa fine un po' come te. Allora. Calmini. Stesso niente. E anche lui è andato. Ormai qui è rimasto ben poco, per... Cazzo, me l'ero perso questo. No, non me l'ero perso. È quello a cui devo puntare adesso. Tu continua pure a dar fuoco alle case, che intanto io ti ammazzo. L'episodio sta andando per lunga rispetto a quello che pensavo, ma ci sta. Abbiamo bisogno di concludere questa cosa. Forse me la sono presa un po' comoda qui, effettivamente. Ora apriamo. Ah, qui si torna a combattere. Oh, oh. Temuge, affrontami! Contro Temuge! Lo spettro! Kotu mi ricompenserà per la tua testa. Sì, prima prendila. Prima prendila e poi vai da Kotun. Sono Jin Sakai e ho ucciso uomini come te in tutta l'isola. L'isola sarà intrisa del vostro sangue. Attento, Temuge. Da morto non avrai alcuna ricompensa dal Kotu. Un tiro fortunato. Non succederà di nuovo. Lasciate subito Tsushima. E vai. Forse per ora graziati. Non male. Yarikawa brucerà.
E vai. Morte ovunque, temo. Ma non ma qui. È la fine. Mamma mia. Mamma mia! Che spettacolo! Cagatevi addosso adesso! Massacro, sì! Vai! Cosa? Massacrando i capi potrei attivare la forma dello spettro! E che cos'è? Invasori, ecco il vostro generale. Via, o farete tutti questa fine. Popolo di Yarikawa, non risparmiate nessun mongolo. Nessuna pietà. Mamma mia, vai. Prendeteli, senza pietà. Hai subito i danni, la tua serie di uccisioni spettrali. No! Uccidi i nemici incensari senza subire danni per attivare la forma dello spettro. Ok. Cosa cazzo è sta roba? Distruggiamoli! Capitiamoli per lo spettro! Tutti alla porta! Avanziamo! Wow! Lo spettro! Non abbiamo paura. Dai. Respingiamoli. Distruggiamoli. Uscite, codardi. Wow, 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 wow. Taka, non sarai ferito? Yuna? Yuna! La città è salva. Ora aiutiamo Lord Shimura a salvare la nostra isola. Noi non siamo soldati! Chi ha ucciso questi mongoli? Chi ha resistito all'assedio? Chi ha salvato Yarikawa? Noi! Non potete restare e aspettare che i mongoli attacchino ancora! Voi dite di non essere soldati. Ma siete guerrieri. Possiamo sconfiggere gli invasori e salvare il paese. Ma solo se stiamo uniti. Stupendo, stupendo, bellissimo.
vero amico ha sconfitto uno dei miei migliori generali. I miei uomini ora credono che lui sia invincibile e tu dimostrerai che hanno torto. Non voglio la ricompensa per la testa di Gino. Hai smesso di avere a cuore i tuoi ideali cappelli di paglia. Gin è il miglior spadaccino dell'isola. I miei uomini non possono uccidere. Ci sono tanti modi per eliminare un nemico. Trovane un altro. Ah, Ryuzo. Non dovessimo ucciderlo. Ok, ora di fronte a quella che è un po' anche aspetta, giusto, forma dello spettro. Per attivare la forma dello spettro massacra furtivamente i capi mongoli e uccidi i nemici necessari senza subire danni. È fatta prima sta cosa. Yarikawa lotterà insieme, ma c'è altro da fare prima di riconquistare il castello Shimura. Disponibile. Ok, bene ragazzi, è stato bellissimo, mi raccomando, se vi è piaciuta la battaglia, se vi è piaciuto scoprire questa forma dello spettro, se vi è piaciuto come ho portato questa battaglia, vi ringrazio, vi invito a mettere un like, tanto non vi costa niente, aiutate me, è stato un piacere, seguitemi e iscrivetevi al canale per avere i prossimi video, ciao!